Cos'è questo suono? Castelline e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua con il terzo episodio della nuova vanilla sulla versione 1.20 di Minecraft. Allora, ieri eravamo rimasti con la fine della costruzione della casa barca e avevamo anche trovato questa mappa del tesoro, che in realtà mi indica che sarebbe proprio davanti a me, a quanto pare. Però adesso capiamo meglio, perché se indica che si trova davanti a me, significa che si trova proprio lì, nelle rovine, dove ci sono gli affogati con il tridente che vogliono ucciderci. Quindi, situazione molto, molto pericolosa. Allora, quindi, prima di tutto, visto che ieri alla fine ero andato, diciamo, ad esplorare quella zona e ho capito che comunque era una zona molto pericolosa, prima di andare a morire, direi che è il momento di farci almeno un'armatura full ferro e almeno avere una spada o comunque degli oggetti almeno in ferro. Se poi troviamo il diamante, benissimo. Quindi per prima cosa direi di creare una zona tipo magari qua vicino in cui scaviamo e ci creiamo un accesso a delle miniere. Magari potremmo sfruttare il fatto che davanti a noi ci sono delle miniere sommerse e magari partire a scavare tipo in questa zona e arrivarci tipo da sottoterra. Potrebbe essere un'idea. Visto che si sta facendo notte, andiamo prima di tutto a dormire. Ok, allora, visto che si è fatto giorno e dobbiamo creare delle miniere, io intanto lascerei le canne da pesca che abbiamo trovato nelle rovine sommerse. Lo scudo ce lo possiamo tenere, la barca per il momento la lasciamo. Il resto dei materiali possiamo portarli, comunque magari ci possono sempre tornare utili, tipo il legno. E prima di andare però mi vorrei fare tipo almeno due pale di pietra e facciamo un altro piccone di pietra, non si sa mai, e ci portiamo anche un'altra crafting table. Queste sono pronte, quindi abbiamo anche un sacco di cibo. Direi quindi di andare tipo, non lo so, qua in questa zona così, che almeno non è neanche tanto alta, ok, tipo di qua, e iniziare a scavare e fare un accesso per i sotterranei. Visto che ho trovato del carbone, ne approfitto intanto per prendere il carbone, perché comunque dovendo scendere in profondità dobbiamo sempre ricordarci di portare delle torce. E siccome non avevo tantissimo carbone, ne approfitto e iniziamo a raccogliere questo. Devo dire che era un bel po', adesso vediamo quanto carbone in totale abbiamo. Comunque lo sfrutteremo tutto per le torce. Allora, ne abbiamo 29. Voglia. Anche troppo, dai. Direi che va bene così per il momento. Allora, utilizziamo la pietra un attimo per tornare fuori. Ok, e riprendiamo a scavare nell'ordine di prima. Allora, sarà un processo molto lungo, quindi comunque sicuramente taglierò questa parte nel video, quindi, perché comunque non voglio annoiarvi a far vedere come ho scavato tipo un tunnel gigante. Quindi adesso continuerò a scavare e poi farò un ingresso per una ipotetica miniera. Allora, mi sono fermato perché scavando ho notato che comunque sta entrando acqua e inoltre sento tipo rumore di scheletri. Quindi magari siamo vicini a qualche grotta sotterranea, spero. Spero di non sbagliarmi, allora. Inoltre qua fuori è iniziato a piovere. Vediamo se posso dormire, perché non sembra notte, però comunque è quasi buio. Quindi comunque è meglio tornare e poi riprendere il tutto con il giorno. Allora, vado a lasciare materiali che non ci servono, tipo la diorite e l'andesite. Mentre utilizziamo il pietrisco che ci è rimasto per fare altri oggetti, tipo almeno un'altra spada. Però prima ci servono i bastoni, così. Facciamo almeno un'altra spada di pietra, un altro piccone di pietra e poi facciamo anche un letto che ci teniamo per qualsiasi evenienza. Allora, liberiamo l'inventario dalle cose inutili, che vediamo se posso dormire. Ancora no. Va bene, non ha importanza. Tanto dobbiamo comunque andare nei sotterranei, quindi che sia notte o giorno non importa. Facciamo una cosa per rendere più chiaro il fatto che questo è il nostro ingresso, tipo una cosa così. Ok, penso che si capisce un attimo che questo l'ho fatto io. E adesso scendiamo e vediamo cosa c'era. Tra l'altro, cioè, sembra che tipo ho scavato tantissimo, ma in realtà neanche
neanche così tanto, eh. Ok, sarà una grotta o sarà uno scam? Scopriamolo subito. In realtà non si capisce se continua o no. Però in ogni caso voglio provare a togliere l'acqua facendo così. Vediamo se il mio obiettivo è riuscito. Se sono riuscito a togliere l'acqua in questo modo. No, ho tolto la torcia. Tolto la torcia ma è rimasta la luce. Com'è possibile? Non mi fa andare avanti. Lo sto provando a creare tipo un'apertura tra le pietre che ci sono qua sotto. Però effettivamente non sto trovando nulla. Ho paura che sia tutta una perdita di tempo. Proverò a scavare qua in fondo ancora un altro po', per vedere se magari raggiungo qualche grotta tipo sotterranea. E comunque grazie all'aiuto dell'acqua almeno non abbiamo danno da caduta. Però prima dovrei mangiare. Oh, ma qua c'era del ferro. Ma non me ne ero accorto proprio. E comunque in quel modo sono riuscito a prendere il ferro. Ora vorrei provare tipo a togliere l'acqua da questa parte. Tipo così. Allora, ho avuto un'idea. Torno indietro. Prendo l'altro. Cos'è questo suono? Raga. Ho tipo la pelle d'oca, raga. Non sto scherzando. Perché ogni volta Minecraft deve farmi questi scherzi? Da cosa gli ho fatto di male? Comunque dicevo, cerco di tornare a casa, che tanto è qua. Dormo perché ovviamente è notte. Oddio, mi sono spaventato. Vabbè, era solo uno zombie. Dai, non perdiamo tempo. Via via. Torno a casa, dormo. Prendiamo il ferro e ci facciamo un secchio. Ce l'abbiamo fatta. Dai, era semplice, ok. Ci sono mostri. Dai, perché non muoiono? Scusa. Oh, non entrate in casa mia. Oh no. Forse dovrei tipo continuare qua con la staccionata e mettere il cancello. Perché quel ragno mi guarda così? Cosa vuoi da me? Cosa vuoi? Vuoi litigare? Nel frattempo che si fa il ferro, provo a creare altre staccionate. Così. Ok, ma non posso metterli perché ci sono le slab. Se facessi tipo così. Vediamo, crea un cancello. Che non so come si fa. Cancello. Che mi servono bastoni. Li devo fare così. No. Che in teoria così. Tipo. Ok, io posso passare, ma in teoria gli zombie non dovrebbero riuscire a passare. Spero. Allora, il secchio. Come si creava? Perfetto. Perfettissimo. D'accordo, possiamo tornare giù. Cerchiamo di capire perché c'è stato prima quel suono strano e se quella grotta ci porterà effettivamente da qualche parte o no. Ok, facendo molta attenzione proviamo a scavare tipo in questo modo. Va bene, ok, praticamente stavo per morire, raga, nel modo penso più stupido possibile, ma stavo per morire. Cioè, tra l'altro l'avevo creato io. Quel buco l'avevo creato io. Ok, ho trovato la pietra scura. E c'è anche dell'acqua. Quindi mi sa che siamo arrivati nella caverna. È già qualcosa. Perché poi è tutto pieno d'acqua ogni volta? Allora, mangiamo un attimo. Beh, ma qua ci muoio se non riesco a togliere l'acqua. Sto tipo cercando di fare qualcosa di impossibile. Però non aveva neanche senso, perché potevo andarmi a cercare anche un altro posto. Perché sto facendo questa cosa? Di nuovo? Perché poi sembra che viene da questa parte? Proviamo ad andare verso il suono a questo punto. Il suono tipo sembrava da questo lato. Ora tipo incontro il warden e muoio. Mi aspetto una cosa del genere, eh. Continuo a scavare a caso perché non so proprio dove sto andando. Tanto in ogni caso tornare a casa è impossibile, perché comunque a prescindere la via di casa che avevamo creato prima non so più dove sia, quindi possiamo andare ovunque e poi troverò un modo per tornare. Allora, ci sono tipo un piccolo bug tipo visivo, no? Che mi ha fatto vedere tipo rosso, quindi magari da questo lato c'è della lava. Non so, o era tipo un bug che non c'entra totalmente nulla, oppure veramente tipo qua vicino c'è della lava, quindi dobbiamo fare particolare attenzione. Io nel frattempo continuo a scavare a caso, più che altro perché ancora non ho neanche trovato il ferro, che è la cosa che mi serviva e che stavo cercando.
Dove sono finito che non c'è neanche del ferro? L'unico ferro che ho trovato l'ho usato per fare il secchio. E adesso sono qua a scavare tipo... Boh, mi sembra che tipo stia scavando all'infinito e non sto trovando nulla. Cioè non chiedo tanto, almeno del ferro. Ci siamo? Sento gli scheletri. Scheletri e acqua di nuovo. Raga, cosa sono questi suoni? Perché ogni volta che gioco io Minecraft sembra un gioco horror? Venivano tipo da questa parte. Dove sono finito? Allora, prima di andare avanti e fare stupidaggini, devo assolutamente fare... La carne marcia intanto la buttiamo. Devo fare un altro piccone di pietra. Oh no, finito la legna. Speriamo che basti. Facciamo un altro piccone. La spada comunque l'abbiamo. Ok, eccoci. Un'apertura. C'era veramente la lava però. Abbiamo finalmente una caverna. L'abbiamo trovata. Ecco già che arriva il primo zombie. Mi metto subito lo scudo. Non ho paura di te. Non ho paura di te. Torcia alla mano. E si inizia a esplorare. Ok, è abbastanza grande. Non si vede praticamente nulla. Solo che lì ci sono tipo un sacco di scheletri. E dopo gli scheletri invece inizia tipo la galleria, quella delle miniere. Quindi adesso cerchiamo di capire dove andare per primo. Perché in realtà come prima cosa vorrei prendere del ferro. Anche se lo so che questo è oro, però visto che ci sono qua vicino lo prendo. Ma no, che cavolata che ho fatto. Non posso prenderlo. Mi serve per forza il piccone di ferro. Allora, lì ci sono un sacco di zombie, un sacco di mostri. Evitiamo. Qua sotto tipo c'è la pietra rossa e poi si continua. Però comunque io non posso rischiarmela sott'acqua, altrimenti muoio. Ho bisogno di trovare il ferro. Perché sembra che tipo abbiano rimosso il ferro da questa... Non so dove sto andando. Un creeper. Ferro! Ferro l'ho trovato! Facciamo attenzione un attimo. Ok. Non ci credo, era solo un pezzo. Cos'è, oro? E qua sembra finire. Facciamo così. Ci prendiamo questa torcia e questa torcia. Praticamente andiamo a chiudere. Così. Almeno so che lì non devo tornarci. Da questa parte cosa c'è? Niente. Quindi facciamo la stessa cosa. Andiamo qua. Facciamo così. Qua già c'è la torcia. Sappiamo che non dobbiamo tornarci. Poi invece qua c'era la lava. Però si poteva anche scendere, quindi vediamo se c'è qualcosa qua sotto. Da dove c'era il creeper di prima, no? Sono qua, infatti. No! Proprio quello che volevo. No, scherzavo, no. La lava non deve andare di là. Bloccati. Continuiamo a esplorare di qua. Però prima mangio. Abbiamo della pietra rossa che mi sa che non posso prendere, però, perché mi serve il piccone di ferro. Non ci credo, ma quelli sono diamanti! Non ci voglio credere, ci ho trovato i diamanti e non li posso prendere. Ma chi è che... Dov'è lo scheletro? C'è la freccia lì. Ma attenzione un attimo, eh. Ah, è là sotto. Ok, però io non ho modo di arrivare lì. Cioè, più che altro non mi conviene arrivare lì. Torniamo indietro. C'è assurdo comunque, non sono riuscito a trovare il ferro, ma i diamanti sì. È veramente assurda questa cosa. Non ci credo! Altri diamanti, dai! Com'è possibile questa cosa? Allora, io mi sa che prima ero lì che guardavo qua in basso, perché era la parte dove ho detto che c'erano i diamanti e dove c'erano anche un sacco di nemici. Io non ci voglio credere ancora a questa cosa. Ho trovato i diamanti prima del ferro. Cioè, non è possibile. Eccolo! Ecco il ferro! Oddio. Andiamolo a prendere subito, senza morire. Tra l'altro qua c'è dell'acqua. Oh no. Spero di non morire per dover raccogliere il ferro. Dai. Quanto ferro ho? 5. Ok, non so in realtà se in questo momento sono tipo safe. Però farei così. Tanto abbiamo un sacco di pietra. Altro ferro. Oh, ottimo. Ok. Ok, utilizzeremo adesso. Facciamo così. Perfetto. Così. Così. Ok, questa sarà la nostra base operativa per il momento. Raccolgo quest'altro ferro. Oddio, c'è del legno lì. Quindi significa che qua sopra ci sono anche le miniere, le mineshaft. Allora, facciamo così. Piazziamo la nostra table. Creiamo una fornace. Mettiamo il carbone
E poi non ho più legna, quindi in teoria potrei sfruttare il legno che c'è qua per comunque fare delle chest. Magari mi metto anche il letto. Per il momento ci fermiamo qua, perché comunque adesso che farò il ferro e mi farò anche il piccone di ferro, dovrò andare a cercare i diamanti per farmi poi picconi, spada di diamanti e tutte le cose di diamanti. Allora, intanto che abbiamo 4 di ferro, mi faccio subito il piccone di ferro e questo ce lo mettiamo da parte. E poi proverei a fare un piccolo ingresso. Allora, come si creano le scale? Così. Ok. Ok, siamo qua. In realtà qua non c'è nulla, però questo legno io me lo prendo perché ci può tornare utile. Tra l'altro qua vedo che continuano, quindi comunque non è finita in realtà. Vediamo, proviamo a salire così. Ma non c'è niente. Mi ha trollato, non c'è nulla. Facciamo così. Ok, per il momento lì chiudiamo, perché comunque sopra non c'era più niente. Ho trovato 34 di assi di quercia, quindi comunque ottimo. Come prima cosa faccio una bella chest. Adesso andiamo a mettere, rilasciamo, vabbè, la carne marcia non ci serve, il rame grezzo non ci serve, la corda neanche, la selce neanche. Questi possono tornarci utili. La mappa del tesoro vediamo. Queste cose inutili andiamo a lasciare. Il tufo, vabbè, gli scalini, la pietra eccetera ce la teniamo, che può tornarci utile. Ci prendiamo tutto il ferro rimasto. Vediamo, ci possiamo fare le gambiere e ci restano 2 lingotti. E io direi di fare gambiere e spada di ferro. Ok, almeno adesso siamo anche un attimo più corazzati. Abbiamo pure il modo di affrontare i nostri nemici qua all'interno di questa grotta in un modo migliore. Farei anche così a questo punto. Dormiamo a questo punto qua sotto, perché ormai di tornare a casa non se ne parla in questo momento, perché non è affatto facile. Utilizzerei il legno per fare anche una porta. Adesso vi faccio vedere, perché qua noi andremo a mettere una bella porta. Qua invece faremo così, almeno tipo abbiamo una nostra finestra. Ok. Oh no, un creeper. Ok, non era quello che volevo fare, però non sono morto e quindi è un'ottima cosa. In realtà volevo andare da questo lato senza buttarmi nella lava. Qua c'è ancora ferro. Perché tipo prima non l'avevo trovato, cioè neanche un blocco, adesso tipo sembra che è spawnato ovunque. Eccolo qua. Stavo per dire, adesso sarà difficile ritrovare i diamanti. E invece no. Wow, il nostro primo diamante, raga. Il nostro primo diamante, finalmente. Tra l'altro c'è, comunque ho ritrovato altri 8 di ferro, quindi significa che ancora ferro. Significa che adesso possiamo farci l'armatura full ferro e possiamo andare a prendere gli altri diamanti che erano tipo dove c'erano mille mostri, dove c'erano gli scheletri e gli zombie, tipo lì c'erano altri diamanti. Allora calma, ok, non possiamo buttare tutto quello che abbiamo creato adesso così in questo modo, quindi calma, non ci facciamo prendere dall'ansia, non ci facciamo colpire dagli zombie. Dai, non può entrare, non può entrare in casa mia. Via, non ti ho invitato neanche a te. Via. Questo ingresso va chiuso così. Mettiamo torce e basta. Non voglio ripeterlo più, eh. Tra l'altro ho paura, tipo qua spawnano tipo mob, magari perché non c'è poca luce. Ma qua non avevo chiuso. Male. Al massimo tipo potrei fare una porta per continuare tipo a esplorare da questo lato. Però volevo fare prima di tutto così, lasciare il diamante che avevamo trovato. Allora, del cibo lo lascio, non si sa mai, perché tanto ne abbiamo un bel po'. E anche la mappa del tesoro nel caso in cui dovessi morire adesso. Mangiamo. Andiamo a prendere gli altri diamanti. Qua tipo dovrei fare un sentiero migliore, perché qua c'è tipo una struttura veramente strana. Addio, bloccato. Cioè questa struttura qui, guardate quanto è strana. Cioè sembra tipo, non lo so, tipo una piscina, perché l'acqua è bassa. Perché tipo si estende in questo modo? È veramente strano, non ho mai visto una cosa del genere. Però non abbiamo tempo da perdere. Non possiamo sorprenderci per queste cose, perché lì in fondo ci sono dei diamanti. E io li andrò a prendere. Tra l'altro qua c'è un sacco di ossidiana. Allora calma, con calma. Ok.
Dov'è il piccone di ferro? I nostri diamantini. Oh no. No, no, sono caduto troppo in basso. Però in teoria, andando da qua, dovrei riuscire a tornare lassù, dove c'era la nostra casetta. Maledetti scheletri. Mollatemi. Ce la posso fare? Vieni qua, maledetto. Vai contro la lava, vai. Vai contro la lava. Mi devi buttare le frecce. Mamma mia. Mamma mia, il nostro ascensore, che lavoro che ha fatto. È stato difficile, ma ci siamo portati a casa un altro diamante. Sono veramente fiero di quello che abbiamo fatto oggi, raga. Io direi che nel prossimo episodio andiamo subito a recuperare l'altro diamante che avevamo già visto. Così possiamo fare con tre diamanti il piccone di diamante. Possiamo prendere l'ossidiana, comunque almeno abbiamo il piccone di diamante. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, cosa vorreste vedere nel prossimo episodio. Un po' mi dispiace perché comunque è tipo... Ma perché c'ho qualcosa di ingiandato? Cosa? Perché tipo ha l'effetto viola? La mia armatura? Se magari lo sapete, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Io non so cosa sta succedendo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Lasciare un bel mi piace. Vi mando un bacio. Ci vediamo presto. Ciao!